Come promesso, ecco il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani. Direttore. Allora, buon pomeriggio a tutti. E niente, sono qui in veste insolita, ma credo che era doveroso da parte della società chiarire alcuni aspetti che riguardano il divieto dei tifosi della Lazio ad Amsterdam. Ieri sera, appena è trapelata la notizia, ci sono stati dei colloqui tra me, il segretario generale, il presidente Lotito, e non vi nascondiamo che siamo rimasti alquanto basiti da questa ulteriore limitazione, che non è la prima volta. Ad esempio, nell'ultima trasferta ad Eschele contro il Twente, addirittura si sono verificate degli episodi, vogliamo dire, da terzo mondo. Me ne assumo la responsabilità. Prendere i tifosi della Lazio, rinchiuderli in due o tre alberghi, vietandogli finanche di uscire per andare a prendersi un panino, andare a prendere da mangiare. Io l'ho configurato, e ripeto, me ne assumo responsabilità, quasi un arresto ai domiciliari. Venendo alla trasferta di Amsterdam, che io la considero, e non io, lo è, al pari della nostra città, Amsterdam, città aperta e multietnica, eccetera, si vieta la trasferta addirittura ai tifosi con ordinanza di un sindaco. E allora mi voglio rivolgere alle autorità calcistiche e nello specifico all'UEFA. È bene che dal prossimo anno, ma anche da subito, prima di stilare i calendari, prima di stabilire il percorso di ogni squadra, chiamino i sindaci ad uno e gli dicono quali sono le criticità che possono evidentemente ostacolare e privare una società, oggi la Lazio ad esempio, dei propri tifosi. I tifosi sono definiti dei supporter, no? Cioè supportano la squadra, incitano la squadra. E noi andiamo a giocarci una partita importante contro l'Ajax senza i nostri tifosi. Beh, lo trovo una roba del terzo mondo. Non credo che una nazione, una città, non riesca a gestire un evento calcistico. Mi sembra quasi, voglio usare un termine giuridico, un reato a consumazione anticipata, cioè prima ancora che si verifichi un certo fatto, io prendo questo provvedimento. Ma insomma, questo non è più calcio, questo non è più sport. Si toglie il succo, no, di quello che è lo sport, di quello che è il calcio. Adesso cosa gli diciamo ai tifosi che anzitempo, chi ha prenotato l'albergo, chi ha preso il biglietto dell'aereo e chi ha speso soldi per questa trasferta, che oltre a vedersi la partita magari voleva anche ammirare la città, farsi un giro con la famiglia per le vie di Amsterdam. Oggi veniamo a sapere che non è possibile. Ma allora dico, se il sindaco di questa bellissima città fa un'ordinanza, ma non ci poteva andare prima. Ma se dal 13 sono stati messi in vendita i biglietti, dico, ma dove stava? Su Marte? Cioè, che cosa faceva? Ora, diceva qualcuno che a pensar male si sbaglia, ma spesso e volentieri ci si indovina. È come se noi, volendo trarre dei benefici, già da domani,
a mezzanotte il sindaco Gualtieri fa un'ordinanza e pone tutti i tifosi agli arresti, tra virgolette, domiciliari, non potete venire allo stadio. Non va più bene. Allora credo che l'UEFA deve intervenire. Noi nella giornata di ieri e nella persona del presidente Lotito è chiaro che ha interpellato tutte le autorità, l'ambasciata, però parrebbe che in quelle zone il sindaco faccia la differenza su tutto e tutti e non ci possono essere neanche, come dire, decreti statali. Il sindaco decide e quello si fa. Allora bisogna farla finita perché i tifosi della Lazio, la Lazio non è figlia di nessun dio minore, la Lazio vuole gli stessi diritti che hanno tutte le altre squadre, tutte le altre tifoserie. Poi se qualcuno si rende reo di un qualcosa che non deve fare, ne paga le conseguenze. Ma non mi dispiace questa, come dire, questo reato a consumazione anticipata. È veramente un qualcosa di intollerabile, un qualcosa che io, cioè, non riesco proprio a digerire. E dicevo prima, è bene che la UEFA, che organizza questi tornei, queste competizioni, a partire dal prossimo anno si metta in contatto direttamente col capo di gabinetto di ogni sindaco per vedere se ci sono delle criticità e se riscontrano delle criticità, magari si faranno in campo neutro, ma insomma, voglio dire, gli stessi diritti che c'ha l'Ajax li deve avere anche la Lazio, no? L'Ajax avrà i propri supporti, i propri tifosi e non vedo perché la Lazio o qualsiasi altra squadra non li debba avere. Ecco, noi già da ieri, noi, il Presidente già da ieri si è attivato, stiamo ancora e sta ancora avendo dei colloqui continui con le varie autorità competenti. Speriamo che possa sortire un qualcosa di positivo e che il sindaco di Amsterdam si ravveda su un provvedimento che secondo me non ha ragione di esistere. Io credo che a parti invertite il sindaco Gualtieri non avrebbe fatto questa limitazione perché abbiamo le forze dell'ordine, abbiamo un'organizzazione che riesce eventualmente, lo dico anche tra virgolette, a arginare eventuali atti di intolleranza. Ma poiché non è la prima volta che capita una situazione del genere, è giusto dire le cose come stanno. Siamo andati a fare un'altra trasferta, hanno fermato dei tifosi che portavano dei picconi, delle pale, delle sciabole. Io adesso mi domando e dico, quando noi passiamo ai controlli, sia in aeroporto, sia alle frontiere, i treni ci fanno la perquisizione, ci fanno togliere le cinte, vorrei capire queste scimitarre, questi picconi, queste pale, dove le hanno prese. Insomma, no? Per cui mi sembra più che si è un po' prevenuti da questo punto di vista piuttosto che dal fatto di per sé reale e concreto. Ecco, sono qui per chiarire la nostra posizione, che è una posizione molto molto critica. Se qualcuno pensa che facciamo un passo indietro, sappiano che ne facciamo quattro in avanti e che renderemo la vita difficile sul campo a chiunque. Tutto qua. Sì, facciamo il microfono, Patania. Un attimo il microfono. Dall'UEFA in queste ore che tipo di risposta avete Ma avuto? Perché ripeto. se non dovessero esserci novità, bisogna capire anche il rimborso dei biglietti, altre cose, eccetera. Ho detto che da ieri, quando è venuta fuori questa situazione, Lotito si è subito attivato. Oggi addirittura è stato abrogato il trattato di Schengen, cioè veramente spiegare questa cosa è qualcosa di allucinante. Mi fa una domanda sul rimborso dei biglietti e ci mancherebbe altro che, In queste ore. ma la UEFA ad oggi non ci ha dato nessuna risposta ufficiale. Noi abbiamo fatto le nostre rimostranze presso la UEFA e presso tutte le sedi competenti, però non è che possiamo adesso
dire cose di cui ancora non abbiamo contezza. La cosa che dispiace a noi come società, a tutta la società, al presidente, al tecnico, ai giocatori, a tutto il movimento, al mondo Lazio, è che soventemente veniamo presi di mira, e questo non va bene, questo non è più tollerabile. Ripeto, noi vogliamo avere gli stessi diritti di tutte le altre squadre, noi non siamo figli di un dio minore. Noi, per carità di Dio, se poi, ripeto, qualcuno si rende colpevole di qualche atto eccetera, ne paga le conseguenze in prima persona, ma questo non può penalizzare un'intera comunità, questo non può penalizzare delle famiglie che, approfittando di una partita che si fa contro l'Ajax, hanno preso biglietti, hanno prenotato per poi passare anche, che ne so, un weekend ad Amsterdam. Non è tollerabile una situazione del genere, veramente. Viviamo in un altro mondo, e ripeto, siamo veramente basiti, ma veramente basiti, anche perché il dato significativo è che, se avevano in mente questa limitazione, ma la potevano fare prima di mettere in vendita i biglietti. Tu prima di mettere in vendita i biglietti, vendi i biglietti, dopo 13-14 giorni, credo, adesso vado così a memoria, non potete venire. Ma insomma, è una cosa, voglio dire, ma neanche nel terzo mondo si verifica una situazione di questo tipo. C'è un altro quesito, Rocca. Direttore, salve. Al di là della gravità, naturalmente, di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio, che già di per sé è sbagliato, come abbiamo detto, ma la domanda è: come si risponde alle frasi, alle accuse? Perché poi è stato detto e scritto qualcosa di molto grave, continuano ad associare l'immagine del club all'antisemitismo, al razzismo. Cioè, come risponde la società anche a questo tipo d'accusa? Ma guarda, a queste provocazioni non c'è neanche da rispondere, perché daremo importanza a delle frasi ignobili, dette probabilmente da altrettante persone ignobili, perché Roma e i tifosi della Lazio sono, come dire, Roma una città aperta, no? Questo c'è stato fatto anche un grande film, accoglie tutti, eppure penso che a Roma ci siano i momenti più belli al mondo, no? Per cui figuriamoci, dovremmo essere noi a preservare le nostre bellezze, non l'abbiamo mai fatto. Poi, se devo fare una battuta un po' così eccetera, direi che qualche tempo fa, proprio da quelle parti, quando sono venuti qui nella capitale, hanno fatto qualcosa di increscioso, per cui non rispondo a queste frasi ignobili, che non appartengono né ai tifosi della Lazio né alla società. Noi non facciamo politica, non facciamo nulla che non riguardi il calcio giocato, e noi, da un punto di vista del calcio giocato, rivendichiamo gli stessi diritti che hanno tutte le altre società. Dopodiché, ogni sindaco, sceriffo, chiunque esso sia, dice: tu non vieni nella mia città, bene, me lo dici prima, e ancora prima ne notizi la UEFA, che organizza questo torneo. E io credo che la UEFA, da questo punto di vista, si deve far sentire, perché non è possibile, non è tollerabile. Cioè, ripeto, non riesco neanche a trovare frasi, no, che rendono ancora di più l'idea di quello che ho detto, perché è imbarazzante un provvedimento del genere, è veramente una presa in giro, è veramente essere soggiogati. Ma cosa gli andiamo a raccontare a tutti quelli che, ripeto, hanno buttato 1.000-1.500 euro con le famiglie, hanno preso i biglietti, hanno prenotato gli alberghi? Che cosa gli diciamo? Ma la cosa ancora più grave è quando siamo stati lì, che veniamo a conoscenza che molti tifosi non potevano lasciare l'albergo, chissà per quale motivo, perché avevano sbranche. Ma da hanno preso queste sbranche, questi cortelli lunghi 2 metri? Cioè, anche lì abbiamo fatto fatica a credere a una situazione del genere. Allora, non è la prima volta, e allora anche sì, bisogna che la UEFA metta una volta per tutte fine a queste situazioni, perché lo debbono dire prima, perché così è una vigliaccata, così è una cosa brutta, questo è anticalcio, antisport, antitutto, non va bene. Un'altra domanda di qua.
Beccarisi. Sì, direttore, eccomi. Resto su quello che ha detto, citando la UEFA e anche il silenzio, che non è solo dell'UEFA, mi verrebbe da dire che è anche un po' del mondo calcistico italiano. Sappiamo come il vicepresidente dell'UEFA, anche il presidente federale italiano, Gabriele Gravina, la sorprende che a 24 ore di distanza da questa decisione nessuno si sia pronunciato? Grazie. No, mi sorprende che proprio da quelle parti che vedono la trasferta a Lazio siamo partiti dei cori all'indirizzo ad esempio di Ciauna. Sulla domanda che mi hai fatto io non faccio dietrologia, non mi interessa farla, questa è una cosa più grande, questa è una cosa che va oltre il singolo soggetto che fa parte di questa o quella istituzione, per cui ripeto, ci sono le persone preposte a risolvere questo problema una volta per tutte, perché, torno a ripetere per l'ennesima volta, si può anche vietare una trasferta, ma lo dici nei tempi e nei modi giusti, non al verificarsi del fatto che io organizzo con la mia famiglia, spendo soldi per andare e poi mi dici guarda non puoi venire perché questa mattina il sindaco ha deciso di no, ma insomma, è una, in Brasile si direbbe barbaritate, ecco, io dico che questa è veramente una barbaritate che penalizza oltre misura, oltre modo la Lazio come società, come immagine, i calciatori e la propria tifoseria, e questo non va bene. Se lì non c'è la possibilità di fare alcune partite, prenderanno e si disputerà la gara su un campo neutro, qual è il problema? Un'altra richiesta di Cardone. Sì, semplicemente insisto sui rimborsi, semplicemente una questione logistica, cioè il rimborso dei biglietti deve essere garantito, il rimborso dall'Ajax? I soldi certamente hotel, non... alberghi, viaggi, guarda, voli, adesso cioè... tu mi fai una domanda, l'incasso ovviamente va nelle casse dell'Ajax, non certamente nelle casse della Lazio, per cui poi questo sarà oggetto di contenzioso tra chi evidentemente ha acquistato il biglietto e la società Ajax. I soldi non abbiamo mica presi noi. Se non ci sono altre delucidazioni o richieste, grazie a tutti, grazie, buon lavoro, grazie al direttore sportivo Angelo Fabiani.